corpo limpido. Buongiorno, bentornati a Cucinema. Si ride e si scherza, che fa un caldamaro, vero? Claudio Della Figliola del Mascherone. Buongiorno, buongiorno. E con lui, Armando naturalmente con noi, co-conduttore, anche se oggi non mangia. Co-conduttore, oggi sto oggi a digiuno forzato, però... Ok, mi assaggerò tutto io. Ma mi faccio, come dicevo prima al direttore Claudio, mi farò una bella mandricchia, sì. Mi preparo delle cosette e me le porto e me le mangio più tardi. Va benissimo. Pranzo al sacco. Poi Pranzo Adele sacco. E Daniele. Buongiorno. Buongiorno, bentornato. Daniele canterà oggi. No, non è vero. Terrorizzato. Sono preoccupato. Non è vero, cucineranno soltanto. Che cosa cucinerete? Oggi facciamo un menù vegetariano. Allora me ne vado, io vegetariano. Ecco qua. Lo sapevo, vedi. Armando non mangia. Eccolo qua, Antonio se ne dice. Ma avrà delle belle sorprese, non ti preoccupi. Vediamo, dimmi, che cosa facciamo? Allora, facciamo un flan di verdure. Ecco. Un risotto ai frutti di bosco. Già, mi sembra. Un flan di grana. Bello. Non è detto vegetariano che mangi solo verdure. Brava, mi piace. Questo è il vegetariano che mi piace. Poi faremo un sorrentino, un tiramisù sorrentino. Che e si poi... intende per tiramisù sorrentino? Col limone. Ah, bello. Al limone. Limone di Sorrento, ovviamente. Quindi tutto un menù vegetariano? Sì. Quindi di stagione, naturalmente, scherzi sì, a parte. Tutta... Freschissimo. Esatto. Sì. Anche leggero, perché col caldo è sempre complicato, soprattutto il giorno mangiare, è meglio magari mangiare un po' di più la sera, no? Dipende. Mangiare sempre, diciamo che stanno le cose, sempre mangiare. Beh, allora, cominciate. Sì. Cominciamo e presentiamo anche il ristorante. Non abbiamo detto il ristorante, l'abbiamo detto, non l'abbiamo detto. L'ho accennato al volo. Accennato, Claudio. Sì, direttore, l'abbiamo isolato. È vero, l'abbiamo messo in là, ai lati. Non è bene, noi siamo diciamo la verità. Non lo so perché stai ai lati, perché siccome oggi abbiamo diciamo un venticello che non è il ponentino, ma l'abbiamo soprannominato il telepontino, che ci arriva praticamente ci rinfresca. Oggi è particolarmente fresco, quindi si sta molto bene. Esatto. Claudio, il direttore del ristorante L'un Mascarone di Montorre al Romano. Claudio. Lo introduciamo così. Vogliamo nelle trasmissioni. Raccontaci, già sei un abitué. Ormai siamo, vero? Come dire, la presenza comincia anche a stancare. Comunque, sì, ristorante Lo Mascarone a Montorrio, ci riproponiamo con una cosa diversa. Già abbiamo presentato in altre puntate certo. Piatti nostri. Oggi vogliamo fare un menù totalmente vegetariano, perché nel nostro ristorante anche i vegetariani possono mangiare. Benissimo. E di usufruire di tutti i piatti. Poi abbiamo prodotti di stagione, da verdura a frutta, che ci permettono di fare un lavoro, come dire, in un certo modo. Mm-hmm. E come dire, come sempre saluto i nostri clienti che ci seguono, chi in un modo, chi in un altro. Poi durante la trasmissione vi racconterò alcune cose. Benissimo. Ci sono alcune storie da raccontare, alcune cose belle, alcune cose meno belle. Un menù Claudio, anche un menù estivo, diciamo, con questo caldo, molto estivo, vero? Molto estivo, che poi sono anche i piatti che noi abbiamo sul menù e che sono anche piatti che facciamo l'inverno, come il flan di verdura, che è un misto di verdure che noi usiamo le verdure invernali e in questo momento usiamo le verdure estive. Benissimo. Perché la materia prima deve essere sempre materia prima fresca ed è il periodo per riuscire poi a portare a tavola ancora quei gusti e quei sapori, che ci piacciono. È vero. E poi troverete una cosa nuova, che è questo tortino flan imperiale di grana, che è un secondo, è un concentrato di grana con un cuore interno che esplode, che vedrete e assaggerete mano a mano. E questo dolce estivo che noi facciamo, che abbiamo creato, una rivisitazione del tiramisù, il tiramisù di Sorrento con i limoncini di Sorrento, e lo presentiamo in modo diverso, in coppa martini, in un altro modo, insomma. Bello, faremo questo bello cammino tra i prodotti e sarà tutte queste cose, deliziati da questi due ragazzi, come dico sempre io, meravigliosi, Adele e Daniele, che ci danno sono quelli che reggono poi la realizzazione dei nostri piatti, la realizzazione di tutto questo. Andate piano, ragazzi, perché abbiamo tempo, come dire, perché sono molto veloce. Il nostro amico come taglia queste zucchine praticamente con calma. Abbiamo i tempi, ce l'abbiamo. Lo sanno che a Montorio non fa un autodromo, no? stanno prendendo i tempi dell'autodromo, capito? Esatto. Volevo dire invece ricordare che tra l'altro al ristorante si può mangiare all'aperto. Esatto. Che, insomma, che nella splendida cornice della piazzetta meravigliosa, che è la piazzetta della conserva, sì.
anche. Sì, con le candele, con i fuochi, con una scenografia. Sì, si mangia all'aperto fino al 15 di settembre. E poi al momento c'è sempre l'aria un po' più vero freschina. Fresca, si sta tranquilli sotto le stelle. E faremo un paio di eventi sotto queste stelle che poi ne parleremo. Poi infatti ne parliamo, informiamo i nostri perché, telespettatori, i nostri amici. Come sai, noi facciamo, il direttore già sa che noi facciamo eventi un po' particolari. Cioè, so che canterà la Daniele, non so se la serata c'è. Quella sì, usciranno con gli atti cantando. Esatto. È bella come cosa, però potrebbe essere una novità, dai, una cosa simpatica. Dipende. Il flambe di Sorrento, cioè si spostano nella sala, sì. Potrebbe essere simpatico. È tutto, i nostri simile. Tecnici. Io intanto stavo guardando, che era preparato in un padellino con un po' d'acqua, giusto? Sì. Senti tutte le verdure, quindi non con l'olio, quindi in acqua. Sì, poi metteremo anche un po' d'olio, ma dopo. Infatti io vorrei tornare un pochino sulla cucina perché ci stiamo un po' di... ci stiamo perdendo, questo è un programma di cucina, esatto, d'accordo, dove si cucina, dove si cucina e dove si assaggiano i piatti. Allora, che cosa state facendo? Quindi, intanto che ingredienti stiamo mettendo? Li vogliamo dire, Daniele? Certo, zucchine, melanzane, peperoni, prezzemolo e carota. Benissimo. In quantità, facciamo. Diciamo, oggi stiamo facendo una quantità per quante persone all'incirca? Due. Per un paio di persone, d'accordo, ok. Perché in acqua? Io non ho... Perché la carota, essendo più dura, se la solo soffriggi ti rimane dura. Invece prima facciamo lessare un po' anche la cipolla, che rimane più dolce. E poi friggeremo bene. Peperone e la zucchina insieme. Bello. Questo è interessante, è anche un segreto, no? Eh sì. Importante. Che oramai non è più un segreto, però... Ormai è svelato, è svelato. È svelato, però è interessantissimo. Anche scoprire, ecco, come gli chef adottano determinate... E questo serve per il primo, per il secondo, per l'antipasto? Questo è l'antipasto, questo è il flan di verdure. Che poi ci faremo una cremina di Castelmagno sopra. Questo va passato in forno. Quindi lo sformatino, diciamo, il flan. Sì. Banalizzando, no, direttore, sì. Per quello che riguarda i nostri spettatori. Il flan sarebbe lo sformatino. Che va tanto e sono sempre gustosissimi. Stavo notando la differenza delle nostre parlanzine, i nostri grembiuli con i loro. Sì, sì. Loro sono un po' più professionali, esatto. I nostri sono proprio, diciamo. Un po' bruspanti. Vabbè, però insomma, la nostra figura. Soprattutto tra il mio e il tuo, tu c'hai un luogo piccolo, io tu ce l'hai più grande. Beh, queste sono state 32 pollici. Sono state negli anni 80-90, erano le, come dire, le parnanze da battaglia. Quelle proprio da battaglia. Sì, usate anche dai grandi chef. È vero. Adesso si è perso un po', oggi gli chef usano la cravatta. È vero, la bandana, sì, alcuni con la bandana. Poi, come vedere, molto il nero si usa in cucina, vero anche? Sì. Come mai questo? Per lo sporco. Perché si evidenzia... Complimenti. Veramente? Si evidenza meno lo sporco. Ah, vedi? Quindi perché... puoi usare una parlanza pure per un anno intero. No. Però contrario. È visibile del bianco. Non... Che se devi uscire, che ne so, anche in sala. Puoi uscire. Giustamente puoi uscire, giustamente. Esatto. E quindi attenzione. Adesso si comincia un po' di olio e si comincia a sentire l'odore. Sì, del soffritto che è un po'... Esatto. L'acqua si è assorbita completamente. Sì, perché... sì. Vedi, sentiamo un po' di sale. Mettere che... l'acqua dell'olio, schizzasse. Invece è tutto un po' una di vento. Sì. Bello, interessante. Non so se siamo già al momento della pubblicità. Può essere utile, Jimmy, eh? Mi ispiro qualcosa. Alla regia, vediamo se mi danno segni di... Aspetta. Non ancora, quindi... Prima. Quello è un'altra vero, cosa. No, è un'altra cosa. Qua intanto sì. Era un altro tasto. È Armando che chiacchiera con Claudio. Stiamo concordando una cena. Non è vero, io stavo dando dei consigli al nostro amico Daniele per fare una cucina, è vero Daniele? Certo. E sono dei consigli anche produttivi? Certo, sminuzziamo un altro po', però è troppo sminuzza. Vai. Scusa Armando, però io devo dirvi una cosa, no? Prego. Ormai sarà la terza, quarta volta che io vengo qui. E devo farvi un complimento. Grazie. A te perché è la prima volta che ti vedo. Grazie, con noi, Claudio. Ma grazie. A Antonio. Questa è una delle trasmissioni più serie di cucina che abbia visto. E si fa lo devo dire. E si fa cazzeggiare. E questa è l'eccellenza. È bello della serietà che si... Scusate, mi cazzeggia. Esatto, e questo è il bello della cucina. È vero. Perché è vero. Ma secondo me, la trasmissione in generale, un po' in tutti i settori, poi soprattutto in cucina, non deve essere di quelle cose né tanto tecniche né molto... Esatto. No, ridondanti, cioè deve essere un po' leggera. Esatto. Ma come si vede? Bravo, è un momento bello della giornata, della vita, non si può essere troppo, no?
Esatto. Ma che roba impostati, quelli dicono adesso allora mettiamo 25 grammi. Stiamo pulendo, il nostro tavolo da lavoro e la carta Scottex qui nella differenziata, che sennò si... O quando capita, lo sai, visto sui canali tematici. Allora adesso stiamo preparando queste jumbo sulle ore. Sì, sì. Lo senti, dici? Cioè non abbiamo capito. Fa due movimenti e tu vedi una cosa sola e dice lo potete fare anche a casa. No, no, non lo puoi fare. No. Dice non lo posso fare a casa perché non ho capito neanche cosa hai fatto, quindi non lo faccio a casa. Vedi? No, ma è quasi pronto, quindi. Ha sbattuto due uova, giusto? Sì, un po' di parmigiano, un po' di sale, un po' di prezzemolo, adesso ci mettiamo le verdure. Tutte insieme, così? Sì, sì. E questa è la base del flan. Sì. Ed ecco adesso il nostro mitico, diciamolo, Castelmagno. Appunto. Scusa Daniele, ne tagli due puntine per i signori, perché forse se lo provano... Sì, facciamo questo sacrificio. Sì, facciamo... Mi sta stuzzicando, Claudio, perché sai che non posso mangiare oggi? No, ma una puntina devi dargli. Va bene, proprio una puntina, perché... dai. Così. Anche per capire la qualità. Tanto che mastichi bene, Arma. Così capito, si trita proprio. Allora... Castelmagno che è un formaggio del Piemonte. Di Alpeggio, buono, buonissimo. Adesso questo lo mettiamo in forno. Sapore delizioso, veramente buono. A che temperatura? 200. Che poi somiglia leggermente, diciamo, dico, 5-6 minuti, poi un po' ad occhio, quando fa sopra la crosticina è pronto. Mo dico la mia pillola di salvezza. Per un'altra cosa? No, poi puoi suonare altri. Facciamone altri, facciamo almeno un altro paio, giusto? Allora, in questa trasmissione, in questa trasmissione si deve abbondare. Possiamo abbondare, ecco, non ci sono limiti alla quantità, alla fantasia e alla creatività. E questo formaggio noi lo usiamo sia sulle verdure, lo usiamo negli antipasti come proprio solo unico formaggio, come formaggio in sé, e ci facciamo anche primi. Buonissimo. È un prodotto veramente versatile. Questo, sì, versatile e anche per la sua caratteristica. Mm-hmm. E con i primi dà proprio quel senso un po'. Quel pizzicore. Esatto. Ed è questo, è un prodotto che a noi ci viene direttamente dall'azienda del Piemonte, dove lo producono. Che se poi somiglia un po', direttore, somiglia un pochino, la dico qui, però qui lo dico, qui lo... somiglia un pochino al nostro cacio marcetto. Qualcosina, cioè non ha vagamente perché ho assaggiato quel pezzettino, mi ha riportato un pochino, sì, quel vagamente, però se glieli farei assaggiare tutti e due, certo. Ne noterebbe la differenza, certo. So, mi sta dando lei, direttore, ogni tanto e la deformazione, noi la chiamiamo deformazione professionale, che ci succede, è vero, ogni tanto che se lei dice così io allora devo, va bene, siamo del voi, allora e quindi a questo punto No. E intanto, voi Daniele, che ne pensate? Allora, questo è un trito di Castelmagno, giusto? Esatto. Adesso lo riscaldiamo. Così, senza niente, senza olio, niente, senza un Poi ci mettiamo un po' di panna per far amalgamare la cremina. Bene. Allora, intanto i nostri chef di dove sono, Claudio? Sono della nostra zona? Di Teramo, Montorio? Allora, Daniele di Montorio. E Adele, okay. Salutiamo tutti gli amici di Daniele, di Montorio, salutiamo tutti gli amici di Montorio. Adesso canterà, cittadina. Tra un po' 5 minuti e che cantiamo? Poi la scegliamo. E invece Adele è nativa della 3C. 3C è un posto particolare. Castelnuovo, Castellalto, Canzano. Ah, bellissimo. E allora noi un'altra abbiamo zona meravigliosa della nostra. I tre cartelli, e lei è di Canzano, e poi trasferita a San Rustico, sposata. E oggi frequentatrice di Montorio, ovviamente. Bello. Perché lì svolge il suo lavoro professionale. Insomma, bene. Ecco. Saluto anche tutti i nostri amici di Canzano, Castellalto, altre belle, bellissime zone. Terre importanti anche per l'alimentazione. Anche Canzano, molto. Canzano, la patria del tacchino alla canzanese. Tacchino alla canzanese. È vero, una delle grandi eccellenze del territorio. No? Poi noi a Castelbasso, io che sono di Castelnuovo, abbiamo a Castellalto uno dei più bei borghi del mondo. Sì, vero. Non d'Italia, del mondo, dove si fanno manifestazioni culturali. Adesso è appena cominciato. Tra l'altro. Esatto. È cominciato questa edizione di quest'anno di Castelbasso. Bisogna parlare. Il gemellaggio con Civitella, tra l'altro, è bellissimo. Meraviglioso. Veramente un posto da andarci ed incantevole, insomma. Quindi tutti a cena o a pranzo al Mascarone a Montorio e poi in giro per la provincia alla scoperta del nostro territorio. Va bene, Claudio? Ti piace? Esatto, bellissimo. Scoperta dell'arte, della cultura. Questo è... Abbiamo veramente tanto, quindi...
Allora, invece i frutti bosco sono sempre nell'acqua. Hai messo sì, un pochettino nell'acqua che prepariamo un brodino per fare il risotto. Questo è bellissimo questo. E non rimane un po' dolce il risotto ai frutti di bosco? No, no. Poi vedrà che faremo assaggiare. Anche Adele, da lei? Ah, cominciamo cominciamo con le distanze. Quindi sì, va bene. No, 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 va bene, basta saperlo. In estate diventiamo tutti più cose. Questo è il flan invece, giusto? Sì, la cremina per il flan. Ci tengo a tura. Allora, qui invece Daniele, vediamo che ha preso una preparazione per il flan di grana. Il flan di grana stiamo preparando. Quindi che abbiamo messo nella... Del burro, che lo facciamo sciogliere. Questo qui. Alta o come vuoi? Per sciogliere il burro. Che si scioglie, quindi anche... Intanto... Dicevi che il Castelmagno è direttamente dall'azienda produttrice. Sì, in Piemonte. È facile riuscire a entrare in questi circuiti delle produzioni a chilometro zero, che se va anche dal produttore no, all'utilizzatore. Sì, bisogna fare una ricerca, bisogna crearlo questo contatto, perché forse saltando noi piccoli ristoranti possiamo saltare la grande distribuzione, andare direttamente e ci dà la possibilità di avere una materia prima eccelsa. Questo è il grosso vantaggio. Sei invisibile in questo momento. Sembra... No, ma non è un problema. Stai scomparso. Stai tranquillo, Daniele. Sì, si ha possibilità di andare direttamente nelle aziende a prendere i prodotti di cui si ha bisogno. Anche del territorio, soprattutto. Soprattutto del territorio e anche in altri territori, come noi, dai tartufi a alcune specialità particolari che prendiamo nel Lazio. Per cui i formaggi li prendiamo nel Piemonte, li prendiamo nel Trentino. Ecco, ma un nostro telespettatore che volesse seguire questo esempio, no? Sì. E cosa, come fa a riconoscere il buon produttore? Nel senso, se gira per le nostre campagne, vede una fattoria, come fa a capire che poi i prodotti sono di qualità? Allora, io dico sempre una cosa, vige una regola nei prodotti della materia prima, che purtroppo è difficile poi riportare per un cliente finale che non sia un'azienda o un altro. Perché? Perché c'è una regola, il prodotto, la materia prima prodotta in poche dosi è di altissima qualità. Quando il prodotto è fatto per la commercializzazione industriale, purtroppo non ha più quelle qualità originarie. Allora, acquistare dalle aziende agricole direttamente, acquistare dalle piccole aziende dove quel prodotto non lo trovi sempre, lo trovi 3 mesi, lo trovi 5 mesi, perché? Perché giusto, hanno un numero limitato di produzione, per questo c'è la qualità. Noi abbiamo delle aziendine piccole che producono formaggi, che producono salumi, ma cose meravigliose ancora come si faceva una volta, ed è lì che bisogna andare a prendere la macchina e andare. Perché? Perché lì c'è ancora una garanzia di altissima qualità della lavorazione. Purtroppo la grande commercializzazione, quando un prodotto ne facciamo 10 milioni o un prodotto ne facciamo 100.000. Sì. Purtroppo poi il tempo, come si dice, il denaro porta a commercializzare, a modificare un pochino anche questi sistemi di trasformazione di lavorazione. Per il cliente finale è un pochettino più difficile. Torniamo direttore un attimo. Perché ho visto che hai fatto sta preparando Daniele, che stai combinando un attimo? Non ti possiamo lasciare un attimo, dai. Esatto. Il flan di grana, sto separando i tuoi. C'erano rimasti al burro, noi. Che hai fatto col burro? Burro, ho aggiunto la farina. E ora sto aggiungendo i tuorli. I tuorli d'uovo, quanti? 4. 4 uova, 4 tuorli d'uovo. A freddo, perché non stai lavorando sulla fiamma, stai lavorando su fuoco. A freddo. Bene. Quindi farina, quindi burro, farina e uovo, giusto? Burro, farina e uovo. E uovo. Mentre qui si è squagliato il Castelmagno con un goccio di panna liquida. Tanti i flan sono pronti. Sì, sì, adesso... Cadere li ha già tirati fuori. Prego, prego, mi sposto così puoi lavorare tranquillamente. Questa è l'acqua che si deve riscaldare per cucinare il flan di parmigiano, tortino imperiale. Questo è pronto. Quindi in un attimo si è preparato loro, eh? Sì, sì. È l'uovo, che praticamente cuoce l'uovo e di fatto è pronto. Sì, no? Infatti sì, quello è. Ah, vedi che bello, bellissimo. E adesso ci mettiamo sopra. Lo facciamo vedere. Scusi, sì, adesso appena è pronto.
lo spostiamo in un angolo per farlo vedere bene, perché è veramente bello. Ah, quindi lo squalo di Castelmagno era per il flan di verdure? Sì, sì. Ah, vedi? Che gli dà quel tocco, non arguto, è... Questi chef che ci stupiscono ogni volta. Non è detto che il vegetariano non mangia bene. Anzi. 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 Se questa cucina vegetariana, ben venga il vegetariano. È un bel vegetariano, questo... Beh, ma anche perché col vegetariano comunque riusciamo ad offrire tutto. Vero? Anche, certo. in termini nutritivi proprio. Nutritivi, vero? E di qualità. E di qualità. Che ho degli amici vegetariani che comunque riescono a supplire, no? Sì, il fatto di non mangiare la carne. Allora, il problema della carne. Il flan è pronto, Armando, lo facciamo vedere in telecamera. Subito, eccolo. Eccoci. Io intanto, proprio perché credo che ci serve un parere tecnico, visto che ce n'è uno che è venuto un po' più basso, e c'è un po' di lo sapevo. Sì, 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 subito. Lo sapevo, è così. Bisogna proprio provarlo. È un sacrificio, ci va fatto, insomma, io. Poi se avesse freddato poi il Castelmagno, sai? Questo è quello, il problema è quello. Se si raffredda il Castelmagno. Non butta niente, è un momento di crisi, questo non è. Che fa, scherziamo? Io voglio buttare la cosa. Intanto non so se dobbiamo andare in pubblicità, facciamo l'assaggio e andiamo in pubblicità? Dice sì Pietro, allora è il momento dell'assaggio, quando torneremo a Lucia non ci sarà più un flan. Questo è uno dei miracoli di questa trasmissione, non si sa come avviene, ma avviene miracolosamente ogni volta. Ma tu anche con la prima. Io non me lo incarto, esatto. Io me lo incarto, me lo... Allora, io prendo, ecco qui. La sorta di budino. Vai. Attenzione a te che prendo. Direttore, assaggialo te un pochino, perché penso, dai, fa proprio appena, dai. Lasciamo fare. Io mi sacrifico per voi, se volete. Allora, ecco. Nell'assaggio del primo flan, che quindi l'antipasto, metto flan di verdure, esatto, con squaglio di Castelmagno. Diciamo con crema di Castelmagno. Con crema di Castelmagno. Le verdure sono, Adele, peperoni, zucchine. Adele, chiedo scusa. Abbiamo messo peperoni, zucchine. Peperoni, zucchine, carota, cipolla, sedano. Non è che c'è una ricetta base, le verdure di stagione. Verdure quelle che di abbiamo, stagione. Bene, quindi prende. Si può anche cambiare e variare. Sì, sì, cioè, anche non se c'è una. Fare a casa, quella che riesci, c'è in frigo. Quello che è in frigo, anche per ottimizzare, ecco, sì, sì. Bello, anche come segnale. Buonissimo, io mentre lo assaggio andiamo in pubblicità. Mm. Assolutamente. Eccoci, siamo tornati in diretta, il primo flan è pronto, intanto... In un attimo Adele ha preparato già la base del secondo, no? Sì, Adele, sì, Daniele. Che c'è in quel pentolino? Qui c'è il burro, farina. Quello che lo stava preparando Daniele prima. Sì. E uova. Adesso aggiungiamo il grano. Il grano. È una grattugiato così normalmente. Sì, sì, sì. E grana, non è parmigiano? No, grana. È grana, ok. Flan di grana. Flan di grana. Imperiale. Benissimo. Poi diventa il cuore quella grana. Sì. Diventa sì, il cuore del flan proprio. Perché imperiale? Perché c'è un prodotto simile che veniva fatto dalla cucina, dai cuochi di Federico II di Borbone. Ah, quindi avete ripreso, avete un po' ripreso. E nella loro cucina c'era questo flan imperiale. Bene, che poi è un po' anche una vostra vocazione del ristorante Lumascarone. Mi raccontavi prima in pubblicità che appunto cercate di riprendere anche un po', esatto, di ricette. Partiamo dal passato per andare verso il futuro, certo, ma le basi vengono dal passato. Certo. Ecco perché andare a ritrovare ricette particolari, piatti particolari, poi vengono variati perché cambia ovviamente il periodo, la materia prima, perché allora si facevano in un modo, oggi un altro. Ma ecco, come dico sempre, Lumascarone è legato molto alla cultura, alla cultura culinaria che viene dal passato. Bene. Sì. Senti, parlavi di eventi prima, che state organizzando? Allora, io ecco ci tenevo, questa è un'occasione, io vi ringrazio, per cominciare a parlare del Vento Clou dell'Umascarone 2012 e sarà venerdì 20 luglio. Il titolo dell'evento ve lo dico un po' così, Due passi sotto le stelle. Due passi sotto le stelle. Con Rino Gaetano. Ah, bellissimo. Ah, bello. Beh. Un tributo, sì, che è un tributo ad un grande cantautore, per un grande cantautore italiano. Sì, sì, sì. Un tributo in collaborazione con una band che si chiama Sotto i cieli di Rino, sì, una band del territorio che ripropone tutti i brani
con la voce e il capogruppo, questo signore che molti conoscono, che si chiama Dante Sbraccia, che è stato l'ideatore, il creatore di questo progetto, per riportare Rino Gaetano poi su tutte le piazze abruzzesi e non. Anche perché le canzoni di Rino Gaetano, tra l'altro, sono di un'attualità incredibile. Ogni volta che ascolto una canzone di Rino Gaetano dico, potrebbe essere canzoni di 30 anni fa, che sono però attualissime. E questo è il bello, è come se fossero state scritte ieri, ieri, o l'altro giorno. Verissimo. È un tributo veramente a qualcuno che ha lasciato un segno nella musica. Lo vogliamo fare come piace a noi, ci sarà un aperitivo cenato fino alle 10, 10 e un quarto, 10 e 20, e poi inizierà lo spettacolo della band. Bello. Cioè, avremo delle sorprese durante la serata, verrà proiettato un video sulla storia, racconteremo un po' di storia di questo personaggio. Insomma, è veramente un evento. È un evento. Non è una cena, insomma, è proprio un evento in tutte le sue forme artistiche, video, dedicata musica, a Rino Gaetano, a tutti quelli che amano Rino Gaetano. Per partecipare bisogna prenotare, meglio prenotare, sì, Claudio? Assolutamente, perché tutti sanno che noi abbiamo 60 posti a sedere. Questo evento verrà fatto da seduti, cenando, non è una piazza, è un ristorante, nelle migliori comodità possibili. Per cui l'importante è telefonare, il numero 0861 59 18 63. E poi ci trovano sul sito, sulla pagina Facebook, quindi sul giornale. Venerdì 20 luglio questo evento dedicato a Rino Gaetano. Ce ne saranno altri durante l'estate? Ce ne saranno ancora altri due, ce ne saranno. Ma l'evento clou 2012 sarà questo, e speriamo che tutti gli amanti di Rino Gaetano e non possano un po' vedere come ricorderemo questo personaggio. Il menù sarà una sorpresa, non voglio anticiparvela, perché stiamo riscoprendo alcuni due piatti di Rino Gaetano che lui amava. Uno o due, okay. Li riporteremo nell'aperitivo cenato. Bellissimo. In onore di Rino Gaetano. Io notavo un attimo Adele che stava sorridendo, non dico sotto i baffi perché non se l'aveva nei baffi, ma sorrideva con Daniele, sì. Guardavano, ecco, il sorriso di prima, perché sorridevi? Che stava succedendo, Adele? Diccelo. Posso rispondere? Sì, come no? Posso certo, rispondere, tanto noi siamo molto... Per non difendere i tuoi chef. Non difendo, perché molte cose loro le creano quando io gliele porto. Ok. La bravura di questi due ragazzi è che io porto un piatto e loro me lo creano. Bello, bello. Per cui loro non sanno cos'è. Sono creativi. Esatto. Questo sono molto creativi. Questo è, ecco perché lei sorrideva. Dice adesso quando ci vorrà per realizzarlo. Capisci? Vabbè, dammi gli ingredienti poi, ci penso io. Ecco come funziona, capisci? Bene. Per cui veramente ci tengo a che questo quindi messaggio... Vi tiene insomma anche un pochettino sulle spine. Come arriva no? Claudio, dice, oddio, mo che vuole, che è successo, che dobbiamo preparare. È molto tutto bello perché è anche stimolante, vero per voi, che state in cucina. Quando esce poi Claudio dalla cucina dice, ma io stavo a fare una cosa tranquilla, eccetera, invece no. È vero, no? Sì, sì. Svegliamo in retroscena. Però è anche divertente. È anche divertente, sì, sì. È vero. Devo dire, certo, aggiornatevi che succede, perché state facendo una marea di cose e siamo un attimo persi. Beh, qui sta andando... Il risotto è quasi finito, praticamente. Sì, i frutti di bosco, questo è un po' di panna che ho rassodato per fare la mantecatura, in poche parole. E lui sta andando con il flan imperiale. Bene, quindi ha aggiunto il grana alla base di prima, che dicevamo. Preparato. Poi ha messo adesso un po' di farina nei stampi e sta pressando il coso. Invece questo con la panna per assodare, giustamente, per mantecare il risotto. Qui ci quasi siamo. Vedi? Io ci posso solo sentire questi profumi inebrianti, perché veramente sono dei profumi meravigliosi, meravigliosi. C'è anche un bellissimo colore il risotto e così. Sì, vero. Adesso lo prepariamo il piatto. E diciamo il flan di cosa? Di grana, abbiamo detto. Cioè, hai messo facciamo in forno. In forno con l'acqua, però. Sì, a bagnomaria. Sì. E deve cuocere quanto tempo? Diciamo 10 minuti, un quarto d'ora. Quindi. Molto tempi veloce. Sono quasi quelli, sempre che sia una cottura o una diversa dall'altra. Il flan era cotto in un modo, invece il flan imperiale di grana con il bagnomaria, ma i tempi sono 10, quindi certo, non di più, insomma. Anche perché tutto il momento facciamo, quindi... Questo è il fatto che noi creiamo e facciamo al momento. Quando si entra nella nostra cucina non c'è nulla, proprio
perché deve essere proprio questo il modo. Qualcosa che viene fuori, fuori al momento, deve essere al momento, non abbiamo prodotti pronti o cose pronte, perché poi ecco l'abilità dei ragazzi, si può lavorare anche molto velocemente, insomma. Beh, una bella soddisfazione anche, no? È una bella soddisfazione, poi abbiamo compiuto un anno, ricordiamola, un mascarone il 18 giugno 2012 ha compiuto un anno della sua vita, è come un bambino che comincia a crescere piano piano, siamo felici, è felice la proprietà, sono felice io. Un po' meno felici gli chef, perché come abbiamo detto Claudio, quando arriva in cucina... Non è vero. È bellissimo, complimenti. Molto divertente. Complimenti Daniele e Adele, veramente meraviglioso questo risotto. Adesso lo facciamo vedere ai nostri telespettatori. È un peccato assaggiarlo per quanto è bello, è veramente... Complimenti anche per la decorazione dei piatti, che è una cosa... Allora, Adele ha fatto una cosa nuova oggi, senza farcene accorgere. Bello. Noi non usiamo solitamente il nero sui piatti. Oggi lei ha presentato un piatto sul nero ed è una cosa molto strana. Però perché diciamo che è una dialettica che dura da sei mesi tra me e lei, che io lei ama i piatti neri e io amo i piatti bianchi. Fate il tutto sul grigio. Perché vede che questo proprio per la cura della presentazione del piatto, che è importante. Proprio l'idea che il cibo, noi prima di mangiarlo, lo vediamo. E dobbiamo vederlo in un certo modo. Giustissimo. Io sto guardando intanto che sta succedendo, anche perché... Stanno preparando le telecamere per far vedere, diciamo, i piatti, la preparazione. Infatti stiamo qui lavorando, io sto anche, ecco... Cadere adesso lontanissimo il riso qua, dammi soddisfazione. Devo fare questo sacrificio. È complicato. Facciamo assaggiare il riso. Io devo armare, faccio questo sacrificio perché... È vero. Va bene. Anche però a nome tuo. Io lo volevo prima far vedere. In nome e per conto di Armando Centauri. Vedi? Allora. Ecco. Si ribella, come ti distrai? L'infame fornello si spegne. Infatti, sì. È una guerra che continua da un anno. Facciamo vedere il risotto. Altro che la vostra, un piatto nero. Così poi andiamo sull'assaggio. Intanto facciamo un piatto nero con la tele. È una bella battaglia. Vedremo chi vincerà. Eccolo qui. Antonio, guarda lì, scusate, però insomma, la sua, Claudio, che dici, va bene gli effetti cromatici? Che dice? Vanno bene? D'accordo, a posto? Bisogna vedere se la qualità è pari alla presentazione. È vero, ma sicuramente sì. Mi piace essere l'unico che possa aiutare. Io proseguo ad aiutare il mio amico chef. Sì, mattina. Dopo l'assaggino ci facciamo un passaggino. Buonissimo. Antonio, ci dicono dalla regia, dopo l'assaggino, il passaggino pubblicitario. Andiamo. D'accordo, pubblicità. Andiamo, tranquilli. Eccoci di nuovo. C'è una novità in cucina, in questo oggi Armando stava lanciando l'angolo dell'estetista. L'estetista in cucina, abbiamo praticamente per le nostre telespettatori, anche per i telespettatori, consigliamo questa bellissima crema di grana che può essere impaccata proprio, ci si possono fare gli impacchi. E diceva Adele il suggerimento di metterci anche poi due belle fette di melanzana. Non ci provate. Diciamo che siamo alla penultima puntata. La penultima puntata, quindi il nostro ultimo appuntamento giovedì prossimo. Esatto. Poi ci salutiamo per l'estate. Ci saluteremo per l'estate, giovedì faremo grande festa, diversi personaggi, abbiamo già pensato qualcosa noi. La puntata fantasmagorica. Noi in costume, insomma, il lancio dell'estate. Che ridi, Daniele? Pure tu vuoi venire in costume? Vieni pure Daniele. No. Costume infradito, no? Vieni. Intanto, quindi le melanzane sono per? Per la terrina di melanzane Pachino, che è un contorno. È un contorno. Che accompagnerà il nostro fresco, che pulisce la bocca dopo il... Li condiamo. Pizzico di sale sul Pachino. Sì. Di solito sulla piastra adesso, d'olio. Qui ci arrangiamo un po' con la padella. Certo. Come tagliate finissimo. E vanno passate anche in forno, anche questo. Oggi usiamo tanto il forno. Grazie, perché... Io sono veramente molto... Per compensare il ventilatore, capito? La botta di questo forno qua dietro. Io sto vedendo come sta preparando questi pachini conditi. Io ci metterei un po' di basilico e un pochino di formaggio. E un po' di formaggio me lo mangerei così con due bruschette. È vero? Ed è a panzanella. La panzanella, che è veramente di una semplicità.
Comunque sono piatti semplici, sto vedendo, eh? Non c'è una preparazione, vero? Molto. E freschissimo. Cioè, potrei farli anch'io. dico sempre così. Ma settimana prossima dobbiamo cucinare qualcosa, provarla. Dai, no, la prossima settimana sì. Beh, dai, prepariamo un piatto per uno. Cimentare. Dai, vabbè. Sarebbe ora che i conduttori l'ultima puntata non abbiano ospiti devono proporre loro. Io mi potrei proporre come conduttore. Sarebbe bello. E voi? Sarebbe magari un cambio, potrebbe essere interessante. Assaggiatore ufficiale. Assaggiatore di chef. Esatto, e voi signori cucinate per noi una volta. È vero. Sarebbe bello. Guarda, non è escluso. Potrebbe essere un'idea, Claudio, bravo. Ci hai dato un'idea interessante. Vedi la creatività anche del... Sai com'è? Cambiamo i ruoli ogni tanto. Bello. Certo. Potreste anche scoprire due grandi chef. Può darsi che nel corso... A un grande conduttore. Cioè. Degli anni abbiate acquisito nozioni di cucina. Più che altro chi le abbia acquisite? Altro di nozioni qualcosa, sì, perché impari, no, guardando, per carità. Esatto. Ti ispiri, poi vengono in mente... Poi nel farlo però... Poi quando devi farlo però c'è sempre quel blocco... Ma com'era? Aspetta, prima questo, poi quanto deve stare al forno? Quanto è? 5, 10 o 15 minuti? E questo la televisione deve riprendere. È vero, è vero. Proprio. Questi sono poi i nostri... al ristorante. Al ristorante. Si brucia tutto e via, al ristorante. Esatto. Fedeli alla linea che chi sa fare deve fare. È vero. Ah, quindi quella terrina proprio così, rifatta con una base sotto di melanzane, pomodori e melanzane ancora. Che bello. Proseguiamo col nostro viaggio vegetariano, è veramente bello. Eh sì, che ricordiamo, oggi è tutto un mangiare vegetariano. Un vegetariano. Ma non per questo poco saporito, quella delle. Sì, infatti. Questa è la base che hai fatto, invece cos'è? Questo è il tiramisù di Sorrentino, la crema già l'ho portata perché è un po' lunga da fare, quindi... Sempre mascarpone? Sì, mascarpone, uova, diciamo, la cosa classica. Classico del tiramisù, diciamo, sì. Vero? Sì. In aggiunta però? Il limone, invece del caffè o cioccolato, il limone, la bagna anche di limone. Di Sorrento. Sì, limone di Sorrento. Tradizionali pavesini, perché sì. La disputa antica tra il pavesino e il savoiardo. Però con la Coppa Martini, il pavesino, certo. Ci sta. Ma è più buono il pavesino, resta un po' più duro. Anch'io sono per il pavesino. Pavesino poi è proprio un retaggio dell'infanzia. Io devo sempre rubare qualche minuto. Prego. Ovviamente... No, non ci devi rubare nulla. Abilmente, anche perché, guarda... Questa è una cosa, vedete, l'arte della quotidianità, una cura per l'anima. Bellissimo. Facciamo vedere anche le telecamere. Guarda. Guarda, se lo fate qui, vedere, eccolo. Questa è un'altra nostra iniziativa di cui noi appoggiamo e sponsorizziamo. Se guardate il manifesto ci sono delle esposizioni, questa è una manifestazione che avverrà a Teramo. Già è partita da oggi? Dal 5 al... Da oggi al 10, quindi nel periodo della Coppa Interamnia. Esatto. Ricordiamo dove? Adesso vi do tutte le delucidazioni. Noi ne siamo gli sponsor ufficiali. Bene. Perché abbiamo la cultura, ecco perché ci rivediamo in queste cose. Abbiamo anche sponsorizzato questa serata e queste serate. Quindi tutti artisti locali? Sì, ma non artisti famosi, sì. Artisti di strada, artisti che hanno voglia di esprimere qualcosa. L'artista di strada qui più conosciuto è Piero Romanelli. Ah, vedi, assessore, si dipinge. Un artista, vedi, Bruno Chiodi, anche insomma nostro. Ricordiamole, ormai, diciamo come no. Allora, l'arte della quotidianità, una cura per l'anima, nella sala espositiva di Torre Bruciata, quindi la zona di Sant'Anna, di Antica Cattedrale, dalle 18 alle 24, da oggi fino al 10 luglio, esporranno Bruno Chiodi, Antonio Cipolletti, Luigi Di Berardo, Gianluca Di Giovannantonio, Mauro Di Giulio, Lucio Di Timoteo, Stefania Gentilucci, Pietro Pisciaroli, Grazia Ricci, Sira Ricci, Piero Romanelli, Olga Safonova e Giada Vasanella. Ospiti il maestro Walter Coccetta. Organizzazione dell'architetto Vasanella con uno sponsor importante in sinergia con Luma Scarroni. Quindi andiamo, io stasera vado. Questo è quello che comunicavo prima della cultura, di queste manifestazioni che a noi piace sponsorizzare e dar sì che l'arte venga fuori. Certo. Questa è la seconda manifestazione perché l'anno scorso l'abbiamo fatta a Montorio, è stata fatta a Montorio dall'architetto Giada Vasanella che poi è l'ideatrice, la pensatrice, e questa è la seconda edizione. Noi speriamo di esserci ancora per tanti anni certo. A seguire queste manifestazioni culturali. Certo, che sono artisti del territorio, no? Sono
sono bello. Artisti del territorio, però ecco, quello che ci piace, e lo ripeterò e forse sarò anche noioso, è la cultura. La cultura, un popolo senza cultura è un popolo senza nulla. Per cui abbiamo bisogno, anche nelle forme più piccole, anche nelle forme più strane, la cultura deve essere il nostro, come dire, compagno di viaggio in ogni cosa che facciamo. Nella nostra vita, sì. E lo Mascherone cerca di fare questo, il ristorante, di fare buona cucina, di fare... Promotore, di rendersi promotore, diciamo, di... E questo è collegato, ecco perché dicevo, all'evento Clou, che è il 20 di venerdì, dedicato a Rino Gaetano. Non c'è molta lontananza su questo, perché Rino Gaetano era un altro artista di strada, un altro artista che nasce per le strade. Sì, vero, vero. Per cui tutto ha un collegamento. Io, come sempre, come dire, vi ringrazio perché mi date anche poi la possibilità di parlare di queste iniziative. Io invece vorrei dare la possibilità ai nostri spettatori di vedere cosa sta sfornando. Ah, io torno indietro perché ovviamente... Sì, sì, ecco al piatto bellissimo. Il ruolo del protagonista, non ci dimentichiamo che i protagonisti delle nostre trasmissioni sono i piatti. I piatti della nostra cucina. Questo altro nella sembra forma, ripropone un piccolo parmigiano, un piccolo grana. È vero. Una formetta esatto. Di grana. Io addirittura stavo a pensare a un panettoncino. Potrebbe essere una cosa anche natalizia. Bello. È vero, guarda lì. Bellissimi, belli. Adesso lo sforniamo, lo impiattiamo. Bello, questo è... Come nasce un piatto così? Come... Quanto lavoro c'è di aggiustamento rispetto alla quella ricetta che mi dicevi era di origine addirittura borbonica? E quanto ci hai messo a perfezionare questo, Tele? Buona la prima. Sei riuscita la prima. Arte. Sì. C'è riuscita la prima, perché molte volte... Sì, il sorrentino per farlo diventare ottimo invece ci è voluto di più. Perché poi io non sono quello che sta lì a vedere i tempi e lascio molto che loro provino, realizzino quello che vogliamo portare a tavola. Ah. Anche lasciare un po' proprio al loro spirito creativo, esatto, vero? Esatto. Come si sentono e come per proporre come il piatto. Migliorarlo, non come devo migliorarlo. Essere io sì, che certo, ogni certo. volta gli dico va migliorato così, certo. no, perché non acquisirebbero poi quei dati fondamentali infatti. Che gli servono per, certo. perché dovrebbero seguire solo certo. quello delle che indicazioni, il mio pensiero. Infatti. Questo è aceto balsamico? Sì, aceto balsamico. Qui stiamo scotennando un ananas praticamente. Mettiamo un fiore. Perché ananas e melone? Che serviranno? Questa è una sorpresa, faremo una tagliata qua, lo sapevo, non erano venuti così preparati, questi fanno le sorprese. Vedi? Anche perché benché abbiano rallentato, no? Al massimo, ma con un quarto d'ora hanno finito. Sì, sì. Bravi, c'è una disputa aperta con gli amici del Mascherone che sono velocissimi. Efficientissimi. E questo è pronto. Questo è aceto balsamico? Sì, aceto balsamico normale, questo è il flan di perfetto. Grana. Ce lo facciamo vedere. Esponiamolo agli occhi della telecamera. Bene, vieni. Poi lo mettiamo qua. Uno di questi altri, intanto, se dovessimo sacrificarlo per non rovinare la composizione. Certo. Sempre. Quando vogliamo, ecco il nostro piatto, ricordiamo, è il... Flan di grana imperiale. Flan di grana imperiale, guardate quanto è bello. E adesso... Tanto Adele li scola, capito? Ci a mano, tocca. Così, è d'amianto. Ci tocca Adele assaggiarlo. Sono sempre questo sacrificio armaio. È vero, Antonio, oggi mi stai quasi infastidendo. Vero, io lo faccio anche per te, lo sai. Lo so, è caro. Questo lo allora questo lo esponiamo. Sì. Esponiamo, ci penso. Eccolo. E io vado con le forchettine. Vado già così? Sì. Ecco, è il fiorellino. Allora. Tu dici addirittura che c'è una sorpresa quando si apre, no? Sì. Nel senso, perché resta morbido il cuore, sì, vedi? C'è il cuore morbido. Beh, quello di cui si parlava prima. Questo. E chi poi ama molto il grana, come me. Notevole, veramente notevole. Bravi Adele, bravo Daniele. Direttore, tu non è inutile che sono sempre bravo direttore, no, perché hanno fatto tutto loro. Lo so. Appunto, quindi... Come sempre, ovviamente, non è che... non è che cambi bravi, molto. Bravi i nostri ragazzi. Facciamo una compattezza e... Manca il contorno? Sì, sta in forno. Io
comincia a pensare che la cucina vegetariana sia una grande. Vero, è da esplorare, da scoprire, Antonio. Assolutamente. Secondo me, infatti, sì. Anche per esempio è vegetale anche la patata. Sì. Anche. Patate. Vero. Quindi chiunque, ogni giorno fate, diciamo, eventualmente un menu vegetariano, c'è qualcosa di vegetale, potete, lo proponete. Sì. Qualsiasi vegetariano. Al momento si può fare. Al momento si fa quello che... Si fa, non bene. Ci sono... Per cui è siamo, importante siamo saperlo, preparati, è molto importante. Siamo discretamente preparati anche per i celiaci, per cui... Capitano molti vegetariani? Sì. Succede? Ci cominciano a esserne un bel numero. È giusto che noi poi diamo loro la possibilità di poter mangiare. Ma sono più questioni alimentari dal punto di vista dietetico o filosofiche? Nel senso, gente lo fa proprio per rispetto agli animali, cose del genere. Cioè, sono le due scuole di pensiero, no? Sì, però io secondo me direi che siamo 70-30. 70-30, sì. 30 vegetariani e 70... Ah no, tra le due filosofie, scusami Claudio. Esatto. C'è anche quindi chi... un 70 per attenzione un po' alla linea e al... Esatto. Ok, è e un 30 invece. Adele, complimenti. Grazie. Non ne hai bisogno perché lo sai, ma veramente buonissimo. Per la felicità di tutti spegneremo questo qui forno. Stanno sbucciando, hanno fatto limone, ananas e kiwi. Vediamo questa sorpresa bellissima, questa sorpresa fruttata. È vero? Fruttata. Dicevi, Claudio, scusa? Attenzione. Quando su queste cose, sulle dichiarazioni, bisogna andarci un po' cauti. Sì. Perché poi i soggetti in essere se ne risentono se hai dato No, ma infatti ne parliamo con molto rispetto. Ecco, esatto, questo volevo dire. Assolutamente. Perché... No, era per capire qual è la motivazione, perché proprio capita, insomma, che ci sia gente che dice io non mangio niente di animale, o comunque non mangio, non so, uova, carni, pesce, cose del genere, per questioni prettamente filosofiche o di rispetto ambientale, o chi lo fa invece per questioni alimentari, no, sì, anche chi anche riesce a mangiare in maniera più leggera. Anche dice io sono un animale e quindi mangio gli altri animali, e invece che dici sono un animale, ma quindi fino all'esasperazione di quei vegani che non mangiano nulla. No, sì. Scusate, io do anche delle versioni un po' fuori le righe, altrimenti... Allora, ecco qui, inquadriamo il tecnico che sta ridendo, quindi torna... Ti è piaciuta quella dell'animale? Io sono animale. Attento al coso che... È scivolata la terrina. Oh. È bollente. Sì, è vero, vero. Scuola Adele che la raccolga. La gestiamo, perdonate, per far vedere però così. E quella è melanzane e pachino, giusto? Sì. E accompagna il flan. Bellissimo. Bello. Allora. Bene, possiamo toglierlo. Il tiramisù è praticamente pronto. La verdura resta comunque ancora un mistero. La verdura, la frutta. Sì. Questo... Dolce. Quello va un po' in frigo, immagino. Ora facciamo vedere. Sorrentino. Ok, facciamo anche vedere il nostro dolce. Il tiramisù versione campana, versione sorrentina. È veramente bello. È bello anche nella colorazione. Sì, è vero. Vede che il piatto nero. Il piatto nero esalta e fa risaltare. Molto bello. Fiori. Vero. Ah. Me li mettete di là per piacere. Anche questo, così riusciamo a fare. Mettiamo anche questo, direttore. E come sempre, alla fine delle puntate del Mascarone, la spasa, diciamo, la mano di piatti davanti è di una bellezza da natura morta, pur essendo vivissima. È vero. Nel senso che sembra veramente un'opera d'arte. Per colori, per proposta, guarda che bello. Poi l'attenzione, vedi anche in questo, diciamo, l'attenzione del direttore, fiero, proprio si legge, legge dall'occhio. Però è il piatto nero che sa. È il piatto nero di Adele, la scelta di Adele. Mi fa piacere? Azzeccatissimo. Devo dire che i piatti ho potuto neri. Approfittare. Però è stata anche brava perché ha messo anche tre bianchi, Sì, sì. Per far piacere al direttore, va bene. Io intanto ancora non capisco che sta succedendo, però. No, qui stanno preparando questo... Tagliata di frutta. Questa tagliata di frutta, bravo, ecco, il termine è stato questo minestrone di frutta, non ha... questa tagliata di frutta, e adesso vediamo che cosa ci propongono. Come dico io quando torno a casa la sera tardi, che trovo sempre il menù tipico della casa, è trionfo di salumi e fantasia di formaggio. Bello, bellissimo. Il frigorifero da aprire, l'incarto di formaggio. No, togli la buccia, poi ti faccio vedere. Ricordiamo il giorno di chiusura del ristorante Lu Mascarone. Il lunedì. Il lunedì è il giorno di chiusura. Chiusura, aperti tutte le sere e a pranzo anche il sabato e la domenica. Quindi sabato e domenica pranzo e cena, tranne il lunedì tutti i giorni a cena, dal martedì al venerdì. Esatto.
in piazzetta, soprattutto in questo periodo. È un posto da scoprire, perché io ci sono stato, vi posso garantire che è un posto da scoprire. Montorio è molto bella, ma quella piazzetta è suggestiva, c'è qualcosa proprio di affascinante. E c'è un mascarone soprattutto, che esiste. Che il nome viene da un mascherone, dalla storia, questo personaggio. Che sembrava un personaggio spagnolo, capelli lunghi, orecchino, sì, pizzo, sì. Che sapesse, naso pronunciato, esatto, visto? Che era, diciamo, l'informatore che sapesse tutto di tutti, mm-hmm. Che poi i potenti lo utilizzavano per sapere notizie degli altri potenti, e, insomma, diciamo, era un personaggio bene, particolare, bene, insomma. Bene, bene, una sorta di giornalista ante litteram. Sì. Esatto. E voi avete riproposto proprio questo personaggio per mantenere questo filo conduttore con la cultura, per dare esaltazione. Tu è rimasto il nome, sì. Perché noi l'abbiamo ripreso da una precedente gestione. Lo sai, Daniele, che sì. Non lo so manco io quello che faccio qualche volta. Perché noi siamo legati molto alla cultura, siamo legati a tutto quello che facciamo, lo facciamo con un fine che ci aiuti un po' anche a star meglio, non solo col palato, lo spirito. Come devo dire, poi scusami, se devo dire che Montorio poi l'attenzione alla cultura è molto molto forte. Fanno molti eventi, molte rievocazioni, è una cittadina che si muove molto, molto dinamica da questo punto di vista. Teramo un po' meno, ne parlavamo proprio ieri, sì. Stavamo disquisendo un po', Teramo ha perso un po' questa vocazione che invece abbiamo e dovrebbe forse essere in qualche modo ripresa. I nostri ragazzi qui ci stanno proponendo sì, una sorta meraviglioso. Di scultura in fiori. Adesso per melone ananas. Con è un ritratto del direttore. Non è che state facendo. Scherzo. No, è il ritratto di un mascarone. Mi stava venendo un mascarone. Stiamo riproducendo. No, vediamo se si capisce cos'è. Vediamo. Alla fine. Ma vi è venuta adesso o l'avevate già pensata? No, diciamo veramente, che è molto. La verità, Adele. Gli spunti vengono man mano. A volte non lo so neanche io quello quando comincio. Bene, questo proprio è rispecchia quel discorso di creatività, artisticità che dicevamo. I colori sono bellissimi. Una palma? Sì. Vedi? Ah, Antonio ha già indovinato. Palma. L'accendiamo. Ma palma di dove? Palma di dove? Perché bisogna. Bello, bello. Bellissimo. Vedi anche tante volte, anche la semplice proposta sì, in realtà di no? Veramente. Con tre tipi di frutta, esatto. Tre tipi di frutta si riesce a fare un'opera penso, d'arte, perché sono un'opera anche d'arte. I bambini, le cose per mangiare. Anche per far mangiare la frutta, vero? Vero. Arriviamo subito ai genitori, capito? No? Ai problemi. I figli che non mangiano, anzi, salutiamole le bambine. È vero, assolutamente sì. Giulia, tutti i bambini. Noemi. Giulia, Noemi, Anastasia, tutti i bambini, tutti. Se abbiamo qualche. I figli di Claudio, insomma, Li saluto, è la prima volta che lo faccio. La prima volta, caspita. Alessio e Alexander, i miei due Alessio figli. Alessio ed Alexander. Uno 12 e uno 4, bellissimo. La prima volta che mi... Bello, sì. Carino, è sentirli. E che mangiano loro di solito? È tutto tranne quello che fa papà. No, loro mangiano di tutto, non ho grossi problemi. Col mangiare non abbiamo grossi problemi con i bimbi, per cui... È importante, però anche questo, ecco, come diceva Antonio, è fondamentale la... Proporre il piatto, soprattutto per i bambini che mangiano, ci sta mia figlia che mangia poca frutta, per dire. Proporlo in questo modo può essere un gioco e renderlo... Guarda che bello, facciamolo vedere. Meraviglioso. Queste sono le palme dedicate all'estate, al periodo. Certo. Come chiudere un... Bellissimo. Come chiudere un quadro, in bellezza un... Chiudere un quadro un per un riferimento a un menù bello. Prettamente vegetariano, ma anche molto estivo. E noi in scioltezza e col sorriso, ma con la facilità con la quale Adele e Daniele cucinano sempre quando vengono qui da noi, siamo arrivati alla fine, quindi siamo ai saluti. Ricordiamo però cosa succede mentre vi rubo questo pezzetto di melone, scusate. Ecco, lo sapevo, era quello rimasto una fettina a metà, rimasta che non era entrata nella base della palma. Intanto ricordiamo allora il prossimo evento, il 20 di luglio. 20 luglio, ore 21, allo Mascarone. Due passi sotto le stelle con Rino Gaetano. Tributo a Rino Gaetano, ricordiamo il numero di telefono per partecipare alla serata di venerdì, non questo, ma venerdì della prossima settimana. 0861 59 18. Perdonami, tra due settimane, scusami Claudio. Esatto. Tra due settimane, 0861 59 18 63. Bene.
Niente, potete chiamarci, prenotazioni una decina ne abbiamo, abbiamo ancora una quarantina di posti. Bene. Siamo disponibilissimi, io vi chiedo 30 secondi a volo. Assolutamente. Voglio ringraziare, prego. Purtroppo, devo, non purtroppo, con piacere lo faccio, sarebbe, è un errore kafkiano, Dante Sbraccia, sì. Che è una persona che io ho cercato per realizzare questa serata, di solito non riesce ad esibirsi in piccoli locali, anche perché la band è grande, invece lui ci sarà con tutta la band. Benissimo. Che sono cinque persone che si esibiranno, perché il nostro posto è piccolo. Io ringrazio Dante Sbraccia e la sua band Sotto i Cieli di Rino e vi aspettiamo tutti allo Mascarone. Bene. Venerdì 20 alle ore 21. Venerdì 20, ricordiamo da oggi fino al 10 luglio a Torre Bruciata questa esposizione sponsorizzata da Lu Mascarone con tutti gli artisti locali. Io stasera ci vado, pur Antonio, mi porto con Antonio. Salutiamo i nostri simpaticissimi e bravissimi Daniele, Adele, grazie di essere stati con noi. Antonio, vai. 20 secondi alla fine, soltanto il tempo per darvi il nostro buon appetito e per il saluto e ricordarvi che alle 15, per chi vorrà seguirci, in diretta avremo a 4 chiacchiere a 4 giorni Fiore Zuccarini e Daniele Zunica, per un curioso gioco di doppia Z oggi. Vero. I nostri ospiti saranno due civitellesi, quindi parleremo anche di arte, perché Civitella quest'anno è gemellata con Castelbasso. Parleremo di Civitella del Tronto, parleremo di cucina con e di cultura con Daniele Zunica, appunto, e con Fiore Zuccarini. Appuntamento è per le 15. Per quello che riguarda noi, l'appuntamento è per giovedì prossimo, con l'ultima puntata di Cucinema. Buon grazie appetito. E buon appetito. Grazie a tutti. Arrivederci.